colore curiosamente condiviso sia da Filippo Magnini che da Marie Levaux. Cuffia nera invece per Alessandro Calvi. Levaux record del mondo in semifinale nei 50 e credo che anche oggi andrà alla ricerca del tempo. Assai probabile riesca. La partenza con cui farà la differenza, le virate spinte tutte intorno ai 10 metri. Modo nuovo di intraprendere i 100 in vasca corta. Esce male Calvi dal tuffo, bene invece Magnini. Bene, Filippo anche che ha i fianchi di Levaux, ma questo ci sta. Guarda che va già a recuperare qualcosa Filippo. Dalla parte nuotata Levaux cerca con questa lunghissima apnea, prolunga oltre quasi 10 metri. Il tocco a metà gara 21,84, mamma mia. Siamo due decimi sotto al passaggio delle Levaux di questa mattina e anche gli italiani sono 22, ottimi. 22,42 di Filippo Magnini e 22,52 di Alessandro Calvi. Per ora grande prova degli italiani, vediamo la tenuta in questa ultima fase di gara. Cerca di rientrare addirittura su Marie Levaux Filippo Magnini. E va quasi a prendergli i piedi, va un poco oltre a Marie Levaux. È al record del mondo a 45,12. E Filippo Magnini è secondo a 46,37. Che gara, ma 45,12, 23,28 di seconda parte di gara. Brividi, da 45,69 si va a sfiorare il 45 secondi, 12 centesimi oltre. Io i brividi. Gara spaventosa. Beh, questo